Bentornato sul mio canale YouTube, buona e fortunata settimana. Qual è il segnale oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 18 febbraio 2021. Ariete, cari Ariete, durante la giornata di oggi giovedì avete grande energia e voglia di far bene in ogni campo. Andate dritti per la vostra strada senza timore. Sul lavoro può nascere qualcosa di importante, potreste ricevere un nuovo incarico. Insomma, le stelle vi assistono e nel giro di poco tempo ci saranno piacevoli novità. Non fatevi trovare impreparati. Punto. Il segno dell'Ariete ha una grande forza oggi e anche una voglia di allargare i propri orizzonti sia sul lavoro che in amore. Chi lavora in proprio potrebbe aver programmato già qualcosa in vista dei prossimi mesi e se si pensa al fatto che sono già 2 anni che si sta vivendo una crisi è normale che i problemi accumulati finora sono abbastanza pesanti. L'amore torna a portata di mano. Punto. Situazione eccellente nella sfera amorosa per le nate alla fine del segno. In amore riuscirete a evidenziare le vostre migliori qualità, colpendo al cuore chi vi preme. Non si tratta di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, si tratta di appassionarsi per vedere subito i frutti del proprio interesse. Potrete risolvere egregiamente molti problemi professionali e rafforzare il rapporto con i colleghi, superando incomprensioni del passato. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 7, benessere, 7. Punto. Toro. Cari Toro, dopo un inizio del mese da dimenticare, le cose volgono verso il meglio. Piacevoli novità soprattutto sul lavoro. Realizzate accordi che potranno trasformarsi in qualcosa di importante. I progetti nati in questo periodo daranno frutti pregiati. Punto. Il Toro da oggi deve iniziare a recuperare energia perché intorno al 10 di febbraio ci sono state giornate davvero pesanti. Sono tanti quelli che hanno discusso ripetutamente con il partner e ora c'è bisogno di ritrovare serenità nella coppia. Finalmente state tornando a fare tante cose e si potranno iniziare nuovi progetti di lavoro. Punto. Cercate di evitare le battutacce oggi, sia al lavoro che nella vita privata. Qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. Pensate di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza. Avete dei problemi di temperature nei vostri affari amorosi? Controllate le vostre reazioni anche in amore. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 7. Benessere, 5. Punto. Gemelli. Cari Gemelli, la giornata di oggi si prospetta al top, come d'altronde tutto il periodo che state vivendo. Avete infatti una concentrazione di pianeti favorevoli da fare invidia a chiunque, sfruttate al meglio questa congiunzione astrale. Come vi avevamo preannunciato, stanno per arrivare grossi cambiamenti. Non fatevi trovare impreparati. Punto. I Gemelli hanno una situazione planetaria epocale che ha avuto il suo apice intorno al 10 di febbraio. Ora bisogna impegnarsi per tornare in auge e rimettersi in gioco in qualche progetto nuovo. Tra venerdì e sabato la Luna sarà nel segno e regalerà belle sorprese. Punto. Siete disposti a lavorare notte e giorno per ottenere successo? Ebbene, questa giornata sarà l'inizio di qualcosa di nuovo, solo se lo vorrete davvero e se siete pronti ad impegnarvi. Mettete l'abito più professionale che avete, perché vi si presenteranno molte occasioni e dovrete essere impeccabili. Nel campo sentimentale ci potrebbe essere qualche evoluzione positiva, ma solo se sarete in grado di esprimere davvero i vostri sentimenti. Per voi non è un problema che non sia l'anima gemella, l'importante è che al momento giusto ci sia la persona giusta a regalarvi un po' di affetto sincero. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Punto. Cancro. Cari Cancro, oggi, 17 febbraio 2021, dovrete fare i conti con un certo malessere fisico e psichico. Se è necessario rivolgetevi al vostro medico, ma non allarmatevi inutilmente. Può essere soltanto un po' di stanchezza accumulata. Avreste bisogno di rifiatare e ricaricare le pile. Evitate tensioni e discussioni sia nella coppia che sul lavoro. Punto.
Il segno del cancro oggi torna ad avere un sole favorevole nel proprio cielo e questo gli permetterà di lasciarsi il passato alle spalle per dedicarsi a qualcosa di nuovo. Ora bisogna concentrarsi sul proprio percorso e lasciar perdere quello degli altri. Le possibilità di ricatto sono sempre più concrete. Punto. Oggi potete testare realmente il potere che esercitate sugli altri. Non perdete l'occasione di appurarne la validità. Solo voi avete la saggezza necessaria per aprire gli occhi ad una persona a voi vicina, che sta per commettere un errore. Al lavoro potreste dare un tocco di classe o l'ambiente. A scuola potreste proporre un progetto entusiasmante da fare insieme ai vostri amici. In campo lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 7. Benessere. 5. Punto. Leone. Cari Leone, questo non è un periodo molto favorevole per il vostro segno, perché dovete fare i conti con tanti pianeti in opposizione. Sul lavoro non siete più convinti di un accordo preso e vorreste ripartire da zero. Questo d'altronde è un periodo di grandi cambiamenti, non sempre voluti, ma dovete fare buon viso a cattivo gioco. Punto. Il Leone da diversi giorni sta ripensando ad accadimenti del passato che non rendono particolarmente felici. Sono successe tante cose nelle ultime settimane e forse qualcuno vi ha perfino fatto qualche sgarbo. Non arrabbiatevi, non servirà a molto, piuttosto concentratevi sui vostri obiettivi per il futuro. Punto. Sul lavoro c'è qualche ostilità da affrontare, forse un capo ostinato, qualche critica di troppo. Discussioni da evitare con i colleghi in piccioni. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. In questa giornata è fondamentale che riusciate a dimostrare ai vostri amici o al partner tutto l'amore che avete nei loro confronti, poiché ultimamente avete peccato di ingenuità, credendo che non avessero bisogno del vostro calore. Momenti di nervosismo o in amore per le nati nella terza decade. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 4. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 5. Punto. Vergine. Cari Vergine, oggi se avete vissuto problematiche e discussioni nel recente passato, adesso è il momento di recuperare. Potete superare difficoltà di vario genere, specie di natura burocratica, e dimostrare a tutti il vostro valore. A volte dovreste fermarvi un attimo e riflettere su dove state andando, facendo una sorta di bilancio della vostra vita. Punto. Da oggi il sole entra nel cielo dei pesci e quindi diventerà opposto alla Vergine. Questo nuovo transito richiederà maggiore attenzione sul lavoro perché bisognerà affrontare nuove responsabilità e anche delle critiche. Le prossime saranno giornate molto impegnative ma anche piene di soddisfazioni, ma attenzione a non accantonare troppo l'amore. Punto. Se siete stufi della solita routine, in questa giornata potreste inventarvi qualcosa di particolare per renderla più eccitante. Se avete la costanza e la determinazione giusta, potete raggiungere i vostri obiettivi senza bisogno di alcun aiuto. Ampie vedute, spirito di iniziativa e capacità di mettervi in relazione col prossimo sfruttando il vostro fascino, vi permetteranno in molti casi di ottenere ciò che vi preme. Occasioni eccellenti in campo sentimentale. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 7. Finanze. 7. Benessere. 6. Punto. Bilancia. Cari Bilancia, durante la giornata di oggi, 17 febbraio 2021, avrete tanti pianeti dalla vostra parte, e questa è sempre un'ottima notizia. Influenze positive, in particolare da parte di due big come Giove e Saturno, potrebbero quindi arrivare conferme e nuove opportunità per il vostro segno. Avvertite la necessità di fare cose importanti e realizzarvi. Questa metà del mese sarà il periodo migliore, sfruttatelo. Punto. La Bilancia oggi è tra i protagonisti di questa rivoluzione planetaria iniziata il 10 febbraio e che avrà effetto per i prossimi due anni. C'è un biennio di recupero davanti a voi e chi non ha ancora avuto conferme le avrà molto presto. Ora è importante stare alla larga dai problemi del passato. Punto.
Questa giornata sarà all'insegna della socializzazione ed il lavoro vi darà molto da fare. Oggi la vostra concentrazione dovrà essere tutta rivolta verso le novità che vi porteranno le persone che collaborano o che lavorano per voi. Belle opportunità in campo sentimentale per le nati nella terza decade. Riannodate fili e trame anche in amore, riproponendo tutta la vostra abilità comunicativa. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 6. Attività. 7. Finanze. 6. Benessere. 5. Punto. Scorpione. Cari Scorpione, oggi non mancano le tensioni e i litigi. Anche se non è facile, cercate di mantenere la calma. In questi giorni infatti è facile per voi perdere la pazienza. Un po' è anche colpa vostra che ve la prendete per qualsiasi cosa. Attenzione inoltre ai soldi. Ultimamente avete speso troppo. Punto. Il segno dello Scorpione ha davanti a sé un'altra giornata che lo metterà a dura prova. Mantenere la calma non è cosa facile e la luna dissonante non aiuta di certo, soprattutto quelli che hanno a che fare con un leone o un acquario. Sono tanti i dubbi di questo periodo, ma meglio evitare di dare giudizi affrettati. Presto arriveranno le risposte di cui si ha bisogno. Punto. Il lavoro vi risulterà piuttosto faticoso, e avrete solo voglia di concedervi una vacanza. La parte dei piaceri quindi, oggi, potete risparmiarvela e potete cercare di pensare ad altro, magari alla vostra professione che ha bisogno di impegno. Se non avete la lucidità adatta per decidere, è giusto che ci sia qualcuno a fianco a voi che vi guidi e siete anche molto fortunati di essere circondati da tutte queste amorevoli persone. Se vi sentite molto intransigenti in questa giornata, sarà meglio per coloro che vi sono accanto, che vi stiano lontano. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5. Attività. 6. Finanze. 6. Benessere. 5. Punto. Sagittario. Punto. Cari Sagittario, siete davvero esplosivi e dinamici. Giove vi rende particolarmente euforici e con tanta voglia di fare. Tanto entusiasmo quindi grazie ad un quadro astrale così favorevole. Sfruttate questa grinta anche in amore, soprattutto se siete single da troppo tempo. Questo mese potrebbe infatti portare con sé piacevoli incontri, e qualcuno potrebbe trovare l'anima gemella. Punto. Il segno del Sagittario ha una giornata molto proficua. Si potranno risolvere problemi lasciati in sospeso sia lavorativi che di famiglia, anche se il sole in aspetto particolare porta ancora qualche contrasto sul lavoro. L'amore, invece, può spiccare il volo anche per chi è single da tempo. Punto. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Se c'erano stati dei piccoli problemi, magari dovuti alla lontananza, tutto si risolverà magicamente e vi sembrerà di rivivere i primi giorni di passione. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Soprattutto se avete un lavoro che vi dà molte soddisfazioni, mollare in questo frangente sarebbe quasi una mossa da stupidi, quindi fareste meglio a recuperare le ultime forze, dandovi da fare almeno. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 9. Attività. 9. Finanze. 7. Benessere. 9. Punto. Capricorno. Cari Capricorno, oggi sarà una giornata un po' sottotono. Sul lavoro infatti aspettate da tempo risposte importanti, soprattutto se svolgete un'attività in proprio. Alcuni di voi sono insoddisfatti e vorrebbero dare una svolta alla propria carriera. Non trascurate però l'amore, che da tempo è fermo al palo. Punto. Il segno del Capricorno potrebbe sentirsi sulle spine oggi. Forse le spese sono di troppo o c'è in ballo un progetto a cui si tiene molto. In amore servirà calma anche perché si stanno vivendo giornate dove c'è il forte bisogno di più garanzie. Tenete l'ansia sotto controllo. Punto. Oggi potrebbe essere una giornata molto eccitante per voi, sia dal punto di vista lavorativo che personale. È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio. Farete certamente una notevole prima impressione. Ci sono grandi notizie in arrivo oggi, ma l'unico modo in cui potrete festeggiarlo è insieme a qualcun altro che condivide con voi questo momento. Non vi preoccupate, non ci sarà gelosia nelle espressioni di gioia di coloro che vi sono intorno. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti. 7. Attività. 6. Finanze. 5. Benessere. 6.
punto. Acquario, cari Acquario, in questo periodo siete un po' sbandati e incerti, perché avete dovuto fare i conti con tanta incertezza e cambiamenti. Tutte queste novità vi hanno un po' scombussolato, è normale, dovete solo abituarvi. Vorreste fare tanto, ma ritagliatevi un po' di spazio per voi stessi e per rilassarvi, oltre che per stare con le persone care. Punto. L'Acquario è il grande protagonista di questa rivoluzione planetaria e lo diciamo da tempo. L'influenza delle stelle sarà maggiore su chi punterà su un progetto ambizioso, anche se, di certo, bisognerà risparmiare più soldi. Sono tante le uscite in questo 2021, quindi occhio ai soldi e alle questioni burocratiche. Punto. Se siete preoccupati riguardo ad un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Se riusciste ad organizzarvi per bene potreste sperare in questa giornata di portarvi avanti con il lavoro, gli amici, la famiglia. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni nella vita a due. Chi vuole essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze, si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 5. Punto. Pesci. Cari pesci, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi con il sole nel segno riuscirete a dare spiegazione e una risposta alle tante domande che vi frullano per la testa. Dovete solo essere un po' più ottimisti, presto tutto si sistemerà. In amore alcuni di voi hanno dovuto fare i conti con brusche separazioni, è normale quindi essere sottotono. Punto. Il sole fa il suo ingresso nel segno dei pesci e porterà una grande forza di volontà. Tra poco anche Venere raggiungerà il cielo dei pesci e porterà maggiore consapevolezza soprattutto in amore. Le tensioni potranno essere lasciate alle spalle per vivere i propri sentimenti con più sicurezza e sarai anche capace di prendere decisioni importanti. Punto. Splendide novità in campo sentimentale per le nate alla fine del segno. Anche chi pensa di essere solo, forse dimentica che i suoi amici sono lì vicino. Alzate il telefono e chiamateli, uscire di casa con loro vi farà bene per scollegarvi un poco dai vostri affanni. Nel lavoro grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti. La creatività è importante in qualsiasi lavoro. Punto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 7. Punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.